said I'm moving too far. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Total Play Games e oggi, come avete letto dal titolo, ovviamente siamo su Pokémon Argento Soul Silver e oggi, come avete letto dal titolo, andremo a trovare, per chi ovviamente non ha ancora preso, non li ha ancora presi, i tre ami. Allora, il primo è l'amo vecchio, con l'amo vecchio si catturano i Pokémon di livello 10, poi l'amo buono, sono tre. L'amo vecchio, l'amo buono che si catturano i Pokémon di livello 20 e il super amo che si catturano i Pokémon di livello 40, come avete visto nello scorso video, se l'avete visto. Se non l'avete visto andate a vederlo e mettete mi piace, mi raccomando. Ok ragazzi, quindi adesso noi per prendere il super amo, ed è sì, certo, andiamo subito sul super amo, per prendere l'amo vecchio bisogna andare a Viapoli e andare dove c'è la palestra e entrare in questo vicolo qua. In pratica l'amo vecchio si trova nel percorso 32 qua dove stiamo andando noi. Usiamo il repellente max perché se non voglio incontrare Bellsprout o qualcun altro di livello 6 che non me ne frega niente, che manco ce l'ho Bellsprout, tanto non mi interessa. Comunque ragazzi, andiamo facendo tutta la stradina qua. Ci vorrà pochissimo. Ok. Benissimo. Bisogna andare nel centro Pokémon, dentro, proprio dentro. Entriamo, quindi. E bisogna parlare con questo pescatore che ci darà l'amo vecchio e ti dirà, ci farà, diciamo, un tutorial che dice, ci spiegherà come fare a pescare. Quindi bisogna, quando vedete il punto esclamativo, vuol dire che un Pokémon ha boccato e prendete A, premete A e vi apparirà il Pokémon, poi sta a voi a catturarlo o meno. Allora, poi, questo è dove si trova, la prima tappa è dove si trova l'amo vecchio, la seconda, e quindi si trova nel percorso 32, ragazzi. La seconda tappa, cioè per l'amo buono, si trova a Olivinopoli, quindi voliamo con grazie a verso Olivinopoli e andiamo, ovviamente vogliamo fino al centro Pokémon e andiamo in questa casetta dove ci sarà il pescatore e ci darà l'amo buono. Poi, come avete visto nello scorso video, no, no, scusate, niente, niente ragazzi, scusate, l'ho già detto. Ok ragazzi, quindi questa è la seconda tappa di trovare l'amo buono. Sì, vabbè, non so perché continuo a ripeterlo. E adesso voliamo fino a Zaffera, no, voliamo fino a Lavandonia. Sì, un nome un po' di M, ecco, se vogliamo proprio chiamarlo così. E andiamo, se appunto alla Vandonia, bisogna, si troverà nel percorso 13, si troverà, quindi andiamo alla Vandonia, no, nel percorso 12 o 13, sì, no, all'inizio del percorso 13, in una casetta, l'unica casetta che c'è di fianco all'acqua. Quindi andiamo giù di qua. Sì, vabbè, tanto il repellente qua non serve il repellente, visto che c'è tutto legno. Bisogna andare in questa casetta che adesso, ecco, questa qui. Quindi andare a Lavandonia. Ovviamente si può andare nella regione di Kanto solo quando avete sbloccato tutte le medaglie di Johto e vi porterà ad Aranciopoli, voi andate a Lavandonia. E entrate in questa casetta dove vi darà il super amo con cui ho catturato nel precedente video Whiscash di livello 40. Ebbene ragazzi, allora questo tutorial è terminato, termina qui. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente, come potete vedere, ho in squadra in prima posizione il grandissimo Chansey. Se volete sapere come catturarlo, adesso ve lo dico subito. Bisogna andare sul PokeGear,
Vi consiglio, ragazzi, fatelo oggi perché non so se nei prossimi giorni ci sarà ancora questa notizia di Chansey. Pratica, andate sul Pokégear e andate su Lori e Oak. Qui. Poi Lori dice una notizia straordinaria che dice che un gruppo di Chansey si trova al percorso 13. Quindi per chi vorrebbe catturare un Chansey, io infatti ne ho catturati tre, se, per sicurezza io ne ho catturati tre, bisogna andare qui, ok, esatto, qui. Dove c'è, però bisogna usare taglio, quindi io vi consiglio di portare un Pokémon che sa usare taglio, perché sennò non si può catturare. Ecco qua, intanto si chiama Lara. Sì, vabbè, chi se ne frega. Sì, che forte, Ponita. Sono molto interessato. Comunque, qua bisogna usare taglio e qua si troverà Chansey. Io l'ho trovato al secondo colpo, quindi fanno un po' voi. Io adesso sto migliorando Chansey per farlo evolvere in Blissey. Lo sto felicitando. Adesso vi mostro l'amo, il super amo, e vi faccio vedere che tutti i Pokémon che abboccheranno saranno di livello 40. Eccone qua, ecco qua, Quillfish livello 40. Che non è facile trovare un Quillfish livello 40, si trova appunto solo con il super amo. Ok ragazzi, quindi noi terminiamo il video con la cattura di Quillfish e quindi noi ci vediamo al prossimo video con un altro episodio di Pokémon. Finiamo. A proposito della serie di Clash of Clans, la sto per finire da tanto che non la faccio, però non ci gioco quasi più a Clash of Clans, quindi penso di terminare qui la serie. E ragazzi, noi quindi ci vediamo alla prossima con un altro video di Pokémon o di qualcos'altro, di qualche altro videogioco, videogame o quello che volete voi. E quindi noi, detto questo, e avervi fatto vedere dove si trovano tutti i tre gli ami, ci vediamo alla prossima con un prossimo video, ragazzi. Bella a tutti!